Nuovo appuntamento con Inside, quarta puntata in giro per Castellabate. Con noi un nuovo ospite della Polisportiva Santa Maria e ovviamente lo facciamo in un'altra cornice straordinaria del comune di Castellabate. Siamo nell'area di Punta Tresino, alle mie spalle il promontorio, di fronte a me invece tutto il golfo di Santa Maria di Castellabate con l'area marina protetta e poi dopo andremo anche a vedere i famosi rocchi. Seguitemi. Eccoci qui, ci siamo con Evan Cunzi. Buongiorno Evan. Ciao Antonio, buongiorno. Mi stai aspettando di fronte a questo posto bello, eh? Ti piace? Meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso come è meraviglioso il campionato che sta facendo la Polisportiva Santa Maria grazie anche al tuo contributo, sei d'accordo? Sì, stiamo andando oltre le aspettative, quindi significa che si sta facendo qualcosa di importante e vogliamo continuare a far sognare. Eppure il tuo destino a un certo punto sembrava di non essere quello del calciatore. A 15 anni, 16 anni facevi formazione presso il Porto di Napoli, una carriera completamente diversa. Poi cosa è successo? È successo che a volte il destino bisogna andarlo a cercare e credevo fortemente in questa strada. Ci ho puntato in maniera veramente determinante e alla fine qualche risultato l'ho ottenuto e fortunatamente ho deciso di intraprendere questa strada. La vedi quella zona lì? Qui sotto la spiaggetta? Qui praticamente i greci, insomma ti sto parlando di un bel po' di anni fa, non hanno sicuramente l'età nostra, venivano a prendere i blocchi di pietra e i blocchi di roccia con cui poi hanno costruito i templi di Pestum, che sicuramente insomma hai visto e conoscerai tutta la sua maestosità. Allora vieni con me perché l'intervista la continuiamo lì. Ok. Una tappa importante della tua carriera è stata a Catanzaro, dove tra l'altro hai fatto anche l'esordio in Serie B e qui c'è proprio la maglia di quella giornata, Evan. Sì, è stata una giornata indimenticabile. Esordire al Marassi è stata un'emozione unica, con tanti giocatori importanti in campo. È stato un traguardo, un punto di partenza importante per la mia carriera. Io tra l'altro ho anche un'altra maglietta molto significativa, la tiro fuori da quest'altra tasca e la faccio vedere, che è invece quella della nazionale. Qui stiamo parlando dei famosi europei under 18, dove insomma avete sfiorato la vittoria e sei stato anche il capocannoniere di quell'Italia. Sì, sono arrivato per ultimo, il numero non l'ho scelto perché era l'ultimo posto rimasto. Ed è stata un'emozione incredibile sentire l'inno, giocare partite con tante nazioni e tante nazionali importanti, quindi è stata una grande avventura. Il mare è stata sempre una costante delle piazze dove hai giocato, vero? Sì, diciamo che i posti dove ho giocato c'era quasi sempre presente il mare. Un posto dove mi rilassa molto e mi aiuta a pensare, a riflettere, mi rende molto più tranquillo. A proposito di mare, una delle ultime piazze è stata la CR Messina, dove hai giocato poco ma hai legato tantissimo, si è creato un rapporto speciale, un legame particolare con la città, con i ragazzi con cui hai giocato. Sì, sono arrivato al girone di ritorno ed è stata una grande esperienza perché comunque abbiamo riportato una città importante nel professionismo e veramente i tifosi si sono legati quella squadra sul cuore, quindi è stata una bellissima esperienza. Credo di non essere smentito, poi eventualmente mi correggi. Con il Santa Maria e non sono di parte hai fatto il gol più bello della tua carriera. Immagino che ne hai fatti tanti altri belli, ma quello con il Santa Maria a Trapani, insomma, una rovesciata perfetta. Sì, di solito a questa domanda rispondo sempre che il più bello sarà il prossimo. Effettivamente quello fatto a Trapani
è un gol che ho sempre sognato, ho sempre provato e a Trapani è andata bene e sono felice di averlo realizzato qui a Santa Maria. A me non riesce neanche alla PlayStation. Complimenti a te che insomma ti è riuscito anche dal vivo. La famiglia, un aspetto importante della tua vita, sei sposato, due bambini che quando hanno potuto ti hanno seguito anche qui a Santa Maria a vederti. Sì, è un aspetto determinante, e il mio equilibrio nasce tutto da lì. Evan e Ludovica sono due bambini splendidi, mia moglie Stefania mi segue in tutte le mie avventure, quindi è la mia forza, siamo uniti e nei momenti difficili sono loro che sorreggono, mi supportano e mi sopportano, insieme anche a mio papà, mia mamma e i miei fratelli. Rifaresti tutte le scelte che hai fatto da calciatore? Guarda, questa domanda me la sono posta tante volte, però penso che alla fine tutte le scelte che ho fatto e le ho prese in quel momento erano quelle che volevo, quindi sinceramente sì. Tu prima avevi i capelli sempre corti, da qualche anno sono lunghi, raccontaci questo aneddoto. È un aneddoto che nasce in un ritiro, giocavo a Catanzaro, di un ragazzo che stava in camera con me mentre mi rasavo i capelli a zero, ma lui si era appena fatto il trapianto. Mi ha detto: è un peccato che ti tagli questi capelli, io ho pagato per averli lunghi e tu li tagli. E da quel momento in poi li ho fatti crescere, un po' quando li aggiusto penso un po' a lui. Senti, tu sei tra i più vecchietti della squadra, diciamo così, e ci sono però anche tanti giovanotti, tanti under. Cosa consigli allora anche durante gli allenamenti? Ti vedo che spesso insomma parli con i più giovani, ovviamente per dare dei consigli, dei suggerimenti. Sì, diciamo che sono molto aperto, no, ai giovani, perché penso che sia il futuro. E niente, gli ricordo che il calcio non è solo divertimento, anzi è uno sport che va molto rispettato, bisogna sacrificarsi, la passione e il sacrificio sono alla base di questo sport se si vogliono ottenere dei risultati importanti. E ti piacerebbe allenarli un giorno? Io non ho ancora deciso quale sarà il mio percorso dopo il calcio giocato, però so che mi piace molto parlare con i ragazzi e raccontare le mie esperienze per cercare di aiutarli in qualche modo a non rifare gli errori che magari ho potuto fare io in gioventù. Nelle ultime 8 partite, 7 vittorie, una sola sconfitta, quartieri alti della classifica, insomma è un Santa Maria proiettato per una stagione sempre più positiva. Sì, stiamo lavorando per cercare di migliorarci giorno dopo giorno. Partiamo da una base di un gruppo di ragazzi e di persone che ho conosciuto quest'anno, che sono eccezionali, quindi si sta costruendo piano piano un rapporto importante con tutti e questo ci sta aiutando anche nel campo, nei momenti un po' più difficili e particolari, a darci una mano, ad aiutarci, ed è molto importante. Il gruppo penso faccia la differenza quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Ultime due cose. Un soprannome, Zanzara Atomica, spiegaci perché, e poi la scelta che ti ha portato a sposare il progetto della Polisportiva Santa Maria. Zanzara Atomica è nata in Sicilia da un presidente che ho avuto a Gela, persona incredibile che mi è rimasta nel cuore, e mise questo soprannome che poi è stato ripreso quando sono tornato a Messina, quindi sempre in Sicilia. Perché lui diceva che ero molto fastidioso in campo e tante volte pungevo come una zanzara, quindi sono molto legato a questo nome, perché al soprannome, perché me l'ha messa una persona che è stata molto importante per me, che era il presidente Tucci. E invece scelta Santa Maria? La scelta Santa Maria nasce da una persona che è il direttore Amodio. Già l'anno scorso avevo lavorato con lui, mi ha chiamato e conoscendo
la persona e il professionista che è molto, molto proiettato sempre alla competizione, molto competitivo, quindi ho visto lo stesso fuoco negli occhi che ho anche io. E mi ha esposto il progetto, mi ha presentato il presidente Tavassi, Alfonso, Guariglia, ed è stato un progetto bello, una sfida importante, perché abbiamo parlato di un cambio di mentalità che non è semplice, però penso che si sta lavorando per cercare di essere una squadra che incuda in qualche modo un po' di timore alle corazzate di questo giro. Evan, grazie per la disponibilità, noi adesso ce ne andiamo. Vi auguriamo un sereno Natale, però ci ritroviamo il 30 dicembre per l'ultima puntata del 2021.